Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Quando sarà finita la cerimonia, la testimonianza proprio
del suo grande amico, che la conobbe quando aveva 15 anni, quindi prima ancora delle loro esperienze professionali, che è proprio un oncologo vero e così. Elena. Ecco sì, adesso sentite i canti e tra poco domani riprenderà la parola, presumibilmente chiederà il silenzio all'assemblea e a quel punto dovrebbe intervenire Monsignor Falciandini, vi dicevo, il vicario episcopale dell'arcivescovo di Milano Tettamanzi, per leggere un messaggio a suo nome. Ancora quell'immagine bellissima che tu sottolineavi più tu prima, del pupazzo di Sbirulino, quel bambino che Sandra aveva interpretato e che forse era proprio il bambino che non aveva mai potuto avere. E che poi in una delle sue ultime interviste ha detto: all'ultimo facevo un po' fatica a fare quel personaggio perché dovevo saltare, ballare e insomma accusava un po' di stanchezza. Al termine, tra qualche istante probabilmente il messaggio a cui tu alludevi. Vogliamo ascoltare, rimaniamo pure seduti, vogliamo ascoltare le parole di conforto e di saluto di Monsignor Carlo Falciandini, vicario episcopale di questa zona pastorale e vicario del cardinale arcivescovo e cardinale Tettamanzi. Presentare a tutti voi che siete presenti in questa chiesa, a chi ci segue da fuori, anche a chi ci segue da casa, ecco, vorrei presentare le condoglianze del nostro arcivescovo, il cardinale Dionigi Tettamanzi. È davvero un lutto che riguarda tutti, no? Come già la morte di Raimondo. La morte di Sandra occupa il cuore di tutti gli italiani. Ecco, questa celebrazione idealmente si ricollega a quella di 5 mesi fa. Vorrei che, come allora, anche oggi, non lasciassimo cadere le luci di questo momento di preghiera. Sono due grandi certezze che questa celebrazione ci consegna, sono state anche opportunamente ricordate prima. La certezza che Sandra in paradiso gode della misericordia e dell'amore del Signore. Questa è la prima grande certezza, no? Lo abbiamo ascoltato nel libro dell'Apocalisse, nella prima lettura. La